in onda Una voce delle Dolomiti, la provincia di Belluno protagonista. Un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori, e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Una voce delle Dolomiti. Un saluto anche a chi ci sta ascoltando, ma ci sta guardando anche in diretta Facebook, YouTube, attraverso appunto i canali sia di Radio ABM sia dell'Associazione Bellunese nel Mondo. Oggi abbiamo come gradito ospite il sindaco del comune di Feltre, il neoeletto sindaco del comune di Feltre, Viviana Fusaro. Benvenuta sindaco a questa puntata di Una voce delle Dolomiti. Grazie, buongiorno a voi, grazie anche per l'opportunità di essere qui oggi. Grazie a lei, sindaco. Ovviamente ci eravamo incontrati quando era candidata proprio qui nella sede dell'Associazione Bellunese del Mondo ed è un piacere vederla qui adesso eletta come sindaco. È la prima intervista quindi che le facciamo da primo cittadino del comune di Feltre. La prima domanda che le pongo, anche siete arrivati anche in un momento di difficoltà, non solo ovviamente per il comune di Feltre ma a livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo, per il caro appunto di tutte le bollette. Si parla in primis anche del palaghiaccio, ma anche in questi momenti di difficoltà vediamo anche che esce sempre la solidarietà. Abbiamo saputo che comunque come comune garantirete l'apertura, si spera, a lungo del palaghiaccio di Feltre, e avrete anche come ospiti tutti i vari sportivi che vengono dal comune di Pieve di Cadore. Se è così, sindaco? Sì, è così, ci siamo mossi proprio per tutta la provincia, siamo riusciti a realizzare questa situazione di opportunità per tutti, proprio perché è fondamentale che tutto lo sport continui a svolgersi assolutamente in maniera continuativa. Siamo anche in vista delle Olimpiadi e quindi è assolutamente necessario che una struttura fosse predisposta e potesse andare avanti, potesse ospitare anche gli altri. Quindi ci siamo mossi proprio nell'ottica di poter lavorare per la provincia nel suo complesso. Ovviamente un comune che deve guardare anche al risparmio, ma non solo, proprio alle difficoltà di questo caro bollette. Si è letto in questi ultimi giorni anche di alcune decisioni, ahimè, drastiche, di una ottimizzazione comunque per quanto riguarda la gestione dei musei, anche degli uffici comunali. Ce ne può parlare, sindaco? Sì, ecco, noi abbiamo cercato di approfondire bene la situazione con tutti gli assessori in giunta, eccetera. Abbiamo dovuto valutare quali fossero le opportunità migliori e, come avete visto anche dall'intervista che abbiamo fatto a conferenza stampa con l'assessore Ebona, abbiamo cercato di mantenere laddove possibile quello che è importante per la città, quindi comunque l'apertura dei musei, eccetera. Stiamo ragionando su alcuni stabili di nostra proprietà per capire come possiamo spostare anche personale nostro degli uffici. E chiaramente, per quanto riguarda l'illuminazione, adesso abbiamo prodotto per una parte con l'illuminazione a LED. Stiamo valutando tutti i nostri contatori, come ha ben letto, perché ne abbiamo ben 145, se non erro, di cui si deve vedere, avere tutta la mappatura, perché poi alla fine non è ancora così chiarissimo, non sono mai stati revisionati, eccetera, per cui interverremo appunto con le dovute maniere nel momento in cui poi effettivamente avremo tutta la mappatura. Però abbiamo già iniziato, ne avevamo pensato subito non appena eletti, perché sapevamo essere una questione che da tempo purtroppo era più o meno prevista, insomma, quindi ne avevamo già discusso precedentemente. Nel momento in cui siamo stati eletti abbiamo preso in mano la questione e abbiamo lavorato subito su questa, pur cercando di non dare troppo disturbo, chiamiamo così, ai cittadini, e nel contempo cercando anche di valutare la sicurezza e tante altre situazioni che sono poi collegate anche all'illuminazione pubblica. E sindaco, parlando appunto anche del vostro programma, per chi ci sta ascoltando, perché Radio ABM è anche una web radio dedicata ai nostri immigrati che comunque vengono a visitare la terra di origine, non mancano mai, cambierà qualcosa anche per quanto riguarda la viabilità? Ma come cambierà appunto all'interno del centro storico e della zona proprio vicina alla città di Feltre, sindaco? Ecco, anche per quanto riguarda questo noi avevamo fatto una valutazione approfondita già in campagna elettorale, avevamo sentito i commercianti, i residenti, abbiamo poi successivamente avuto incontri con l'ASCOM. In particolar modo devo ringraziare il comandante dei vigili Facchin, che ha collaborato, e l'assessore Curto, che è l'assessore preposto, insomma. Abbiamo valutato un po' tutto, abbiamo ragionato sul fatto che certamente le condizioni attuali, anche economiche, cadano comunque sul commercio e su tutti, però forse un aiuto con un'apertura del centro
per quanto riguarda il tratto che appunto va da Ponte delle Tese, Largo Castaldi eccetera, potesse essere così un respiro in qualche modo, potesse vedere delle soluzioni migliori per i nostri commercianti e soprattutto per le persone che si trovano in difficoltà, perché le persone in difficoltà o motoria o di altro tipo che si devono avvicinare per dire alla farmacia eccetera non possono comunque accedere perché non possono essere fatte scendere dalla vettura con distanze superiori rispetto al fatto di poter posizionare la vettura vicino insomma alla farmacia e ad altre attività. E quindi abbiamo previsto anche dei periodi brevi durante i quali non si debba pagare il parcheggio. Abbiamo avuto la solidarietà e proprio la richiesta di tantissime persone e così come avevamo detto in campagna elettorale abbiamo attivato questa, abbiamo già la delibera di giunta e di fatto adesso si tratta di acquistare materiale eccetera, i costi sono estremamente ridotti rispetto al fatto di dover chiedere ad esperti esterni, ripeto è stata una cortesia ulteriore che ci ha fornito addirittura il comandante dei vigili al quale va davvero tutto il nostro ringraziamento, ha collaborato, ha interpretato le nostre ipotesi e poi concretizzate assieme all'assessore Curto e poi condivise appunto con l'ASCOM eccetera, con i rappresentanti dell'ASCOM e con tutti i residenti che avevamo e i commercianti che avevamo visto prima durante il corso della campagna elettorale, e siamo giunti a questa soluzione che comunque prevede che in quelle giornate, sabato, domenica, giornata del mercato, per il momento insomma la situazione rimanga tale. Ecco, non è un esperimento, non è una sperimentazione, speriamo attraverso questo di dare un aiuto anche alle attività commerciali e produttive del nostro territorio. Lo stesso per quanto riguarda l'arrivo in cittadella, dove prevediamo anche degli altri parcheggi per poter dar modo anche a persone degli altri paesi che usufruiscono del nostro ufficio commercio che si trova è situato in centro storico di poter arrivare più agevolmente insomma nei pressi degli uffici. E sindaco, ovviamente il momento è difficile proprio dovuto anche a questo care bollette, ma i prossimi progetti che avete in mente di concretizzare con la vostra amministrazione? Guardi, noi per il momento abbiamo trovato tanti cantieri che abbiamo dovuto cercare di portare avanti che erano fermi, partendo da cantieri del centro storico, il cantiere del teatro, del Belvedere, e quindi sono ripresi i lavori. Per quanto riguarda il teatro noi speriamo davvero di poter entro fine anno riaprire, perché così è stato detto dall'impresa e concordato anche con l'assessore Bona, che è l'assessore di riferimento. Abbiamo altri cantieri aperti, ma nel contempo abbiamo iniziato con tanta manutenzione. In questo periodo ci avviciniamo alle feste dei morti, quindi abbiamo dato priorità ai cimiteri, perché il luogo sacro insomma deve essere un luogo all'interno del quale il decoro è d'obbligo, e devo dire che anche i nostri dipendenti si stanno impegnando tanto, si sono indirizzati favorevolmente verso le nostre proposte, e quindi il discorso dei cimiteri, manutenzioni, asfaltature verde sono stati trattati in maniera approfondita durante il corso di questo periodo, fin dall'inizio quando ci siamo insediati. E poi evidentemente possiamo partire con altri progetti su cui stiamo già lavorando, ampliamento dell'università, l'ospedale, quindi potenziamento dei reparti di concerto anche con Belluno, però potenziamento dei reparti del nostro ospedale. Noi abbiamo stretto degli ottimi rapporti con gli altri enti, con il comune di Belluno e anche con gli altri comuni, ma anche con i responsabili, con la dirigente, il direttore generale dell'ULS, quindi la dottoressa Carraro, per cui insomma queste sinergie di persone che lavorano per il territorio e sul territorio è fondamentale al fine di poter vedere realizzazioni concrete di quanto noi abbiamo indicato in campagna elettorale, perché il nostro programma si sostanziava su azioni concrete e sicuramente fattibili.
Certo, sindaco, avete in mente anche di incontrare le frazioni per aggiornare anche i cittadini delle singole frazioni sul proseguimento del vostro programma? Adesso è ancora presto, ma immagino che avrete in programma anche tutto ciò. Sì, ecco, per quanto riguarda le frazioni era un punto forte anche questo del nostro programma, non come promesse, perché ripeto, promesse insomma non ne abbiamo fatte, ma valutazione del fatto che le frazioni erano abbastanza rimaste isolate all'interno del territorio, quindi ci siamo mossi già sulle frazioni per la sistemazione di alcune manutenzioni anche talvolta semplici, talvolta più complesse. Abbiamo rincontrato, non così come avevamo fatto prima durante il corso della campagna elettorale, perché adesso dobbiamo cadenzare un attimo e cercare di incontrare anche le persone di riferimento delle frazioni. Abbiamo tanti nostri consiglieri che provengono dalle frazioni, abbiamo anche il vice sindaco, il professor Della Palma, che è all'assessorato anche per le frazioni, e quindi il collegamento con le frazioni c'è. Abbiamo iniziato a lavorare da su, per esempio lo svuotamento di tombini. Sì, sembrano situazioni semplici e di ordinaria amministrazione, non è proprio stato così, e quindi noi ci siamo mossi in questo senso. Cerchiamo poi di rivitalizzare anche le frazioni. Adesso abbiamo avuto una grossissima opportunità con la Clivet, che amplia lo stabilimento, quindi anche in quella zona dobbiamo assolutamente renderci disponibili per una serie di servizi che attualmente non ci sono, e questo certamente può creare un indotto all'interno della frazione, così come su altre frazioni, ecco. Beh, noi sindaco la ringraziamo davvero per questa piacevole chiacchierata. Come vi dicevo, la web radio di Radio ABM è una radio dedicata anche a tutti i nostri discendenti che comunque ci ascoltano e ci vedono anche attraverso i social quotidianamente. Se vuole mandare il suo saluto da sindaco di Feltre a tutti i feltrini che in questo momento la stanno ascoltando o che comunque la ascolteranno nelle varie repliche, prego sindaco. Ecco, io mando un saluto e ancora un ringraziamento ai feltrini, che avranno anche pazienza per un certo modo di vedere, e però che speriamo davvero di poter avvicinare anche al mondo della politica così e dell'amministrazione attraverso questo dialogo che noi abbiamo costantemente, non solo ricevendo in comune ma partecipando a tutte quelle che sono le manifestazioni che concordiamo anche con i cittadini. E se mi permette un saluto particolare a tutti i bellunesi che non sono in Italia, per i quali sento una forte affezione, perché immagino insomma quanto difficile poi sia essere distanti dal proprio territorio, ma che possano anche loro vedere attraverso un'azione amministrativa concreta ricrescere e magari tornare a vedere anche solo delle piccole cose, forse, o delle grandi cose che siano, che danno un lustro ulteriore alla nostra città, che è già una città di pregio. Quindi grazie a tutti, un saluto proprio davvero affettuoso, se posso, e cordiale a tutti, e grazie a loro, ripeto, per questa opportunità. Grazie a lei sindaco Viviana Fusaro, e di certo avremo modo di, le porte di Radio ABM e della stazione sono sempre aperte, quindi avremo di certo modo di averla ancora qui con noi nei nostri studi per aggiornare sia i feltrini bellunesi, i feltrini in giro per il mondo del proseguimento della sua amministrazione. Auguriamo a lei e ovviamente alla sua amministrazione un buon lavoro. Termina questa puntata di Una Voce delle Dolomiti. Salutiamo appunto chi ci sta ascoltando e chi ci sta guardando. Noi ci rivedremo e ci ascolteremo prossimamente con i protagonisti della nostra provincia di Belluno. Grazie ancora sindaco. Grazie, buona giornata a loro. Grazie. Avete ascoltato Una Voce delle Dolomiti, la provincia di Belluno protagonista.